91, ma io vi dico, sei venuto, Signore, a dare compimento alla legge e ai profeti, sei venuto a concludere quanto era stato scritto nella Bibbia, tu sei il compimento, tu sei la realizzazione dell'attesa dell'umanità. Tutti gli insegnamenti della Sacra Scrittura hanno in te la giusta interpretazione. Tu hai insegnato che l'osservanza di qualsiasi legge deve partire dal cuore. Non basta un adempimento solo esteriore, come non basta l'osservanza solo dei grandi precetti. Ci invita a mettere attenzione a quelle cose piccole che trasgrediamo ogni giorno con tanta facilità. Sei venuto a mettere un freno alle nostre parole e ai nostri pensieri, oltre che alle nostre azioni malvagie. Ti offendiamo se offendiamo il prossimo, e questo prossimo farlo anche solo con le parole, e questo possiamo farlo anche solo con le parole. Signore, siamo abituati a dirne tante, siamo abituati a insultare e dare sfogo ai nostri sentimenti di impazienza con tante parole. Aiutaci a riflettere, che sono rivolte a te per evitarle. Ci chiedi di andare incontro al prossimo anche se è lui che si è allontanato da noi. Se mi accorgo che un fratello ha qualcosa contro di me, devo essere io il primo ad incontrarlo e devo farlo anche prima di venire da te a compiere i miei doveri religiosi. Prima l'accordo, la pace, il perdono che devo offrire a chi mi accorgo che ha qualcosa contro di me. Certo, ho bisogno del tuo aiuto, perché non è facile perdonare, non è facile offrirsi a dare chiarimenti. Siamo pronti anche a discutere, ma solo per rafforzare la nostra ragione, per dimostrare il torto dell'altro. Tu invece ci inviti a metterci d'accordo col prossimo che abbiamo offeso o che ci ha offesi, ci inviti a fare un atto di umiltà, che per la nostra natura orgogliosa è difficilissimo. Ma ci sei tu, Signore, perché mentre me lo chiedi mi offri certamente già il tuo aiuto. Fa nascere nel mio cuore questi sentimenti di perdono e di amore. Dal cuore deve partire ogni mia azione e il mio cuore deve essere vicino a te, deve essere pieno di te per poter amare il prossimo come dici tu. Il cuore e la mente devono essere custoditi. I pensieri sono i primi che devono essere tenuti a freno, anche nei rapporti tra uomo e donna. In questi rapporti voluti da te, devo tenere a bada il pensiero, la fantasia, i desideri. Tutto nasce dalla mente, e se la mia mente si ferma, si compiace, già faccio male, perché sto ingombrando il cuore con sentimenti da te non voluti, da te condannati. Posso creare nella mia vita un'abitudine alla doppiezza, all'ipocrisia, al tradimento. Tu ci vuoi limpidi, trasparenti, sinceri, luminosi. Ci chiedi la fedeltà tra noi e con te, fedeltà nelle promesse, nei propositi, negli impegni. Certi impegni tu vuoi che siano perpetui e non ammetti scuse, anzi, ci esorti ad essere drastici con noi stessi quando ci accorgiamo che in una parte di noi nascono delle esigenze contrarie a questa tua volontà. Tagliare, cavare. Vogliono significare radicalità nei nostri propositi. Dobbiamo essere cauti, prudenti, ma soprattutto forti per resistere al male. Il male c'è e ci insidia dappertutto, tu lo sai. Noi vogliamo non saperlo ed oggi giustifichiamo un po' tutto negando che esista il male. Le tue parole non ammettono compromessi. Sei chiaro, limpido. Ed anche duro per farci capire come deve essere affrontato ciò che è contro la legge di natura, la tua legge che hai messo nella natura. Aiutaci, Signore, perché siamo astuti nel volerci giustificare, nel cambiare significato alle nostre parole, oltre che alle tue. Ci inviti alla semplicità, all'osservanza della tua legge con semplicità. Questa deve essere la base dei nostri rapporti tra noi e con te. Ci fai capire come deve essere interpretata la tua volontà espressa nel Vangelo con chiarezza. Sta a noi la scelta. Possiamo se vogliamo, perché tu certamente ci aiuti. Tu ci hai dato una sapienza divina che sei tu stesso, con la quale scopriamo, vinciamo e osserviamo i consigli che ci hai offerto. Grazie, Signore.